Nella cultura egizia, la speranza di una vita dopo la morte era certamente legata al grande amore per la vita che caratterizzava gli egizi. Inoltre il popolo egizio era animato da un profondo senso religioso. Gli egizi erano convinti che non solo le diverse divinità si prodigavano per offrire all'uomo una vita buona, ma che proprio l'origine divina dell'uomo fosse la ragione della possibilità di una vita eterna. Da queste profonde convinzioni è nata la riflessione egiziana sulla morte, ricca di simboli, di misteri, di speranze e anche di magia. Secondo gli egizi, la vita dopo la morte era possibile solo a condizione di conservare il corpo in modo integro. Fu per questa ragione che gli egizi diedero vita ad un complesso rituale che noi conosciamo sotto il nome di mummificazione. Scopo della mummificazione era quello di rendere il corpo del defunto capace di vivere per l'eternità. Visto come alcune mummie sono arrivate fino ai giorni nostri, dobbiamo dire che quello scopo fu raggiunto. Il rituale era estremamente complesso e molto costoso. Per questa ragione inizialmente fu riservato al faraone. Con il passare del tempo però, la speranza di una vita dopo la morte si allargò a tutto il popolo. Si costituirono nelle città veri e propri laboratori per la mummificazione. È chiaro che potevano esserci diverse tipologie di conservazione a seconda della disponibilità di denaro, ma tutti cercavano il modo di assicurare l'eternità al proprio corpo. Al momento della morte il defunto veniva condotto in questi laboratori e dal suo corpo venivano asportati gli organi interni. Gli organi interni erano conservati a parte in vasi detti canopi. Anche il cervello era asportato utilizzando lunghi uncini infilati nelle cavità nasali. Il cervello non veniva conservato, perché anche tra gli egizi era considerato un organo inutile, in quanto la sede dei pensieri, delle decisioni e delle emozioni era ritenuta essere il cuore. Dopo queste operazioni il defunto veniva posto per un periodo di circa 70 giorni nel salnitro, una sostanza che aveva lo scopo di disidratare il corpo, cioè di eliminarne tutta l'acqua presente. Allo scadere dei giorni il corpo veniva delicatamente ripulito ed unto con particolari unguenti che ammorbidivano e profumavano la pelle rendendola più elastica. Successivamente il corpo era avvolto scrupolosamente in bende di lino. Nelle bende erano inseriti amuleti che avevano lo scopo di formare come una corazza a protezione del defunto durante il suo viaggio nel regno dei morti. Le bende erano poi cosparse di bitume in modo da sigillare la fasciatura. Il bitume proveniva da Gerico, una città della Palestina, e la parola che identificava questa sostanza era mummia, da cui il termine mummia giunto fino ai giorni nostri. Durante l'intero processo di mummificazione erano presenti i sacerdoti che pregavano le divinità di proteggere il defunto. Uno di questi sacerdoti indossava una maschera di Anubis, dio protettore dei defunti. Una volta conclusi i riti funebri, il defunto iniziava un avventuroso viaggio in regioni sconosciute nell'aldilà. Lasciata la tomba, l'anima si avviava verso il deserto occidentale. Come ad un pellegrino venivano offerti acqua e cibo. Si susseguivano poi una serie di prove che potevano essere superate solo grazie alle formule ed agli incantesimi presenti nel libro dei morti, posto nella tomba accanto al defunto inciso sulle pareti. Tra queste prove ricordiamo l'incontro con demoni paurosi che in tutti i modi cercavano di ostacolare il cammino del defunto attraverso morsi o addirittura tentando di divorarlo. Superate queste prove era necessario oltrepassare un fiume la cui acqua era in ebollizione. Al termine del suo avventuroso viaggio nel regno delle tenebre, il defunto doveva superare l'ultima prova. La sua vita sarebbe stata giudicata dal dio Osiride e dal suo tribunale. Il defunto era condotto dal dio Anubis all'interno della sala della giustizia e della verità. Di fronte ad Osiride seduto sul trono e ai 42 giudici, iniziava la sua dichiarazione di innocenza, composta da una serie di 42 affermazioni, ognuna della quali era rivolta ad uno dei 42 giudici. In queste affermazioni il morto sosteneva la sua onestà e la sua giustizia. La verità di queste sue parole era verificata dalla bilancia posta al centro della sala. Sui due piatti della bilancia erano posti il cuore del defunto, simbolo della sua vita, e una piuma, simbolo della dea Maat, la dea della verità e della giustizia. Se le parole del defunto corrispondevano a verità,
il cuore rimaneva in equilibrio con la piuma della giustizia. In caso contrario, il cuore si appesantiva a causa dei peccati commessi durante la vita e il suo piatto si abbassava rispetto a quello della piuma. In questo caso il mostro Aam divorava il defunto e lo annientava definitivamente. Se la bilancia rimaneva in equilibrio, le porte del paradiso di Osiride si aprivano al defunto. L'idea che gli egizi avevano del paradiso corrispondeva ad un'immagine idealizzata della vita sulla terra. Era pensato come un luogo dove si viveva serenamente, dove il sole era splendente senza essere troppo caldo, dove un vento leggero rinfrescava continuamente l'aria, dove i campi davano sempre frutti abbondanti, dove si amava, si generavano figli e ci si dedicava a giochi in compagnia. Per non affaticarsi nel lavoro, al momento della morte si ponevano accanto al defunto delle piccole statuette, gli Ushabti, parola che significa "i coloro che ubbidiscono". Al momento dell'ingresso nel paradiso le statuette magicamente si animavano e svolgevano tutti i compiti faticosi al posto del defunto. L'idea egizia del paradiso corrispondeva quindi a quella di un luogo molto simile alla terra, ma nel quale non esistevano morte, dolore e fatica. Per concludere, possiamo certamente dire che la riflessione che gli egizi svilupparono sul tema della morte fu di fondamentale importanza anche per le culture successive. Gli egizi compresero che la morte è un momento della vita, per vivere il quale è necessario prepararsi quotidianamente. Questo per loro non significava vivere con l'angoscia della morte, perché la morte rappresentava il momento del passaggio in cui ciò che si era vissuto durante la vita veniva portato nell'eternità.